Il tempo di Gesù è vicino. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo anche oggi la parola di Dio dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, 14-25. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu lo hai detto». Amen. Carissimi, siamo ormai vicini alla vigilia del Triduo Pasquale e stiamo ascoltando anche oggi, al Vangelo secondo Matteo, gli ultimi momenti di Gesù insieme ai Suoi discepoli. Siamo nell'ultima cena e anche poco prima, quando Gesù stesso dice ai discepoli di andare in città e di preparare una sala, di preparare il luogo per celebrare insieme la Pasqua. Accadono dei fatti molto importanti in queste poche ore e sono quei fatti che hanno segnato la nostra vita come cristiani. Innanzitutto Gesù vuole e desidera, lo dirà nel Vangelo di Giovanni, ardentemente mangiare e celebrare la Pasqua con i Suoi discepoli. È una Pasqua nuova. È un tempo nuovo. Gesù ha detto: «Il mio tempo è vicino». I discepoli non avevano una minima idea di ciò che Gesù avrebbe fatto. Pensavano di celebrare normalmente quella Pasqua usuale degli ebrei. Ma in realtà Gesù è stato l'agnello immolato che ha deciso di offrire se stesso per loro, per noi. Ecco che allora Gesù dice: «Il mio tempo è vicino». Gesù sta facendo comprendere ai Suoi discepoli che avvengono cose nuove, che avvengono cose che noi non possiamo immaginare, ma sono cose belle. Però prima che accadano queste cose speciali, ed è la Pasqua del Signore, la risurrezione di Cristo, ci sono situazioni di disagio, di fragilità, come abbiamo già visto ieri, di debolezza. Anche oggi abbiamo ascoltato le parole di Gesù che durante la cena dice: «Uno di voi mi tradirà», e tutti sono preoccupati, angosciati. Allora, che cosa significa tradire? In latino tradere significa consegnare. Giuda ha consegnato Gesù nelle mani dei giudei, del Sinedrio, per essere condannato. Il gesto è stato questo:
preso Gesù e lo ha consegnato, cioè lo ha espulso dalla propria vita. Tradire, in questo senso evangelico, significa allontanare Gesù dalla nostra vita, significa non dare il posto che gli spetta. Perché se noi diciamo che Gesù è il Signore, se noi ogni domenica facciamo la professione di fede, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, significa che allontaniamo tutto il resto. Ma quando invece noi stiamo allontanando Gesù, ecco che noi lo tradiamo, lo consegniamo a qualcun altro, dicendo io non ne ho bisogno, io faccio da solo, la mia vita è indipendente, so autogestirmi, non ho bisogno di Dio, ovvero dedico solo quei pochi secondi al giorno di preghierina, un segno della croce, Ave Maria, finita e faccio la mia vita. Gesù dice, il mio tempo è vicino. E il tempo di Gesù è quello dove Lui è davvero il Signore di tutta la nostra vita. Dal mattino alla sera alla notte, dal lunedì alla domenica. Oppure non è il nostro Signore. È solo un rito, un culto tradizionale nostro. Ma Gesù dice, il mio tempo è vicino. Il tempo in cui quando noi accogliamo il Signore Gesù nelle nostre case, da risorto, vivo in mezzo a noi, ecco che tutto ruota attorno a Lui. Allora accogliamo questa bellissima parola di Gesù. Noi siamo fragili da solo, non riusciamo a seguire fedelmente il Signore. Allora chiediamo, come già abbiamo fatto ieri, l'aiuto dello Spirito Santo per non consegnare Gesù a qualcun altro o per espellerlo dalla nostra vita. Perché è proprio Gesù la fonte della gioia, l'origine della vita nuova anche in questa Pasqua per ciascuno di noi. Signore Gesù, io ti benedico perché oggi ho ascoltato la tua parola e perché posso camminare alla tua luce. Ti ringrazio, Signore, perché mi doni una nuova opportunità oggi per seguirti. Io voglio allontanare tutti gli idoli nella mia vita, allontanare quelle situazioni che offuscano la tua presenza dentro di me. Voglio accoglierti e proclamarti Signore di tutta la mia vita. Che questo tempo sia un tempo benedetto, in cui io possa fare una nuova esperienza di te, della tua misericordia, della tua presenza. Che il tuo Spirito mi assista e mi doni di essere fermo nella preghiera quotidiana, di essere deciso nel seguirti e nell'annunciarti ai miei amici. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi lo slogan è proprio questo. Il tempo di Gesù è vicino. E il Signore vuole davvero fare la Pasqua con te e celebrarla assieme a te, nella tua casa, con la tua famiglia e donarti cose nuove. Apriamo davvero le nostre braccia, apriamo la porta del cuore perché Gesù possa intervenire. Che il Signore vi benedica, grazie per come ci sostenete, grazie per il caffè del Vangelo che ci offrite, che possano davvero questi video aiutare sempre più persone ad accogliere il Signore Gesù, ma soprattutto il Vangelo di Cristo. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Nessuno mai ha amato me come mi hai amato tu, come mi hai salvato tu. Nessuno mai ha amato me come mi hai amato.
salvato tu, come mi hai salvato tu. Salvato tu. Tu mi hai amato fino a dare la tua vita sulla croce per donarmi la salvezza. Yeshua, 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 il mio Salvatore. Yeshua, 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 il mio Redentore. Per le tue piaghe siamo stati risanati e liberati da ogni peso e da ogni male.